È stata la neve a far da padrone e a rendere più accogliente domenica scorsa la 15ª edizione del Castello di Babbo Natale a Frontone, promossa dalla Proloco locale e dal Comune, in collaborazione con il Consorzio Terre del Catria e con l'Associazione Amicizia e Solidarietà. Sì, speriamo inizio innevato, inizio fortunato. Siamo molto contenti comunque di questa prima giornata. L'atmosfera natalizia c'è in pieno con questa bella nevicata. Speriamo che, ecco, insomma, nei prossimi giorni le condizioni climatiche siano migliori per poter fruire bene al meglio di questa bellissima atmosfera, sia all'interno che all'esterno del castello. Una fredda domenica però ha portato diversi presenti nella suggestiva cornice del castello di Frontone, arricchita da espositori selezionati a partire da idee regalo alla gastronomia d'eccellenza del territorio. Un mercatino unico nel suo genere, quello che ospita il paese ai piedi del Monte Catria, che ha accolto nelle calde stanze della torre grandi e piccoli, concludendo il giro nella stanza dedicata a Babbo Natale, dove i bambini lo hanno potuto incontrare e lasciare le loro letterine per la notte del 25 dicembre. Nel castello di Babbo Natale è una delle tappe del Natale che non ti aspetti. Ricco e variegato calendario di iniziative natalizie promosse dalla provincia di Pesaro e Urbino con i comuni e le Proloco. Negli ultimi 3 anni abbiamo allargato il mercatino di Frontone anche all'esterno, in modo da valorizzare il borgo medievale del castello di Frontone. E diciamo che niente, questo mercatino è ormai, possiamo definirlo storico, perché comunque sono molti anni che si fa, e niente, speriamo che anche quest'anno vada bene come gli altri anni.